Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel Bar Sport degli italiani in Champions League. Poi lo faremo anche degli italiani in Europa League. A proposito, guardate che bella ragazzi, guardate che bella in Europa tifo Italia, chi la volesse, insomma vi lascio il link in descrizione. Questo mese ne vendiamo solamente 20, quindi sbrigatevi se le volete, perché altrimenti poi non le trovate più. Vi ricordo ragazzi, per chi compra le magliette mi potete mandare la vostra foto con le magliette a simone.sicco@96@gmail.com e apparirete a fine video. Detto questo, partiamo subito, partiamo dalla Juventus. Perché dalla Juventus? Perché ho fatto il post partito ovviamente della Roma, il post partita del Napoli, non l'ho fatto della Juventus ragazzi, poi parleremo anche delle altre molto accuratamente. Partiamo dalla Juventus, Juventus che comunque gioca a Lisbona contro lo Sporting e fa 1-1. Una cosa ragazzi è importante da dire, è che niente paure, niente polemiche per i tifosi della Juventus ragazzi. Dovete evitare qualsiasi tipo di polemica. È importante, dovete capire che in Champions, ora ne parliamo e parliamo di come la Juventus ha sbagliato l'approccio alla partita, assolutamente sì. Però le polemiche in sé per il risultato no. In Champions ai gironi conta la classifica ragazzi. La Roma passò facendo 6 punti mi pare, pareggiammo col Barcellona e poi ritorno ne prendemmo 6, abbiamo fatto un punto. Col Bate Borisov vincemmo una e perdemmo l'altra, 3 su 4. Poi abbiamo fatto una che c'era quella di Leverkusen, abbiamo fatto una vittoria con il Leverkusen, 7 un pareggio, passammo con 8 punti ragazzi, con 8 punti, una cosa vergognosa. Passammo secondi perché? Perché le altre partite si bloccavano tutte una con l'altra. Cioè quello è l'importante ragazzi, l'importante è passare. Quindi al di là di tutto, chi se ne frega, chi se ne frega. Adesso la Juventus è seconda, se non va derata più 3 sullo Sporting Lisbona con gli scontri diretti a favore, quindi è praticamente passata. Cioè questo dovete pensare. Comunque parlando della Juventus, Juventus mi è apparsa molto molto distratta a partire dalla difesa. Chiellini diciamo si è perso troppe volte probabilmente. Gelson Martinez perché mi è Jackson, vabbè lasciando stare. Gelson Martinez se l'è perso forse un po' troppe volte. Alexandro probabilmente il peggiore in campo. Alexandro ragazzi, io l'anno scorso se non sbaglio proprio in questo periodo elogiavo Alexandro perché era sempre il migliore in campo. Quest'anno sta facendo molto molto male, a me non mi è piaciuto affatto, anzi lo Sporting addirittura attaccava sulla sua fascia perché pareva lui essere l'anello debole. Pjanic non mi è piaciuto, ha sbagliato praticamente tutto quello che poteva sbagliare, tutte le verticalizzazioni sbaglia parecchio. Anche mi è parso stanco Khedira, proprio perché mi sembra siano molto molto corti a Torino, non so perché, cioè nonostante io abbia la panchina lunga sembra giochino sempre gli stessi. E alla fine comunque come potete vedere Khedira, che ha fatto 3-4 partite di fila, si sente molto molto stanco, si è visto. Note positive comunque ce ne sono da vendere, uno su tutti ragazzi, Higuain, che se non vado errato segna per la terza partita di fila dopo aver segnato con la SPAL e aver fatto la doppietta con il Milan, pareggia anche contro, cioè pareggia i conti contro lo Sporting Lisbona, gol molto molto importante. Higuain probabilmente si conferma il migliore in campo. Bisogna citarne anche altri due della Juventus. Parlo di Douglas Costa e parlo di Cuadrado, che mi sono piaciuti tantissimo. Douglas Costa ragazzi da quella freschezza, quel frizzantino, non lo so come spiegarvelo, quell'imprevedibilità importante che poi risulta sempre fondamentale. E Douglas Costa ragazzi è un ottimo acquisto. Buon giocatore anche Cuadrado, che gioca benissimo, ottimo anche lui sulla parte opposta. Pensate ragazzi che lo mettono terzino perché alla fine va a fare il terzino, eppure spinge da morire e diciamo è molto molto pericoloso sulla sua fascia. Comunque ribadisco, pare che ci sta la grandissima. Avevo detto nel mio guida alla Champions League come lo Sporting Lisbona non fosse affatto una squadra facile da affrontare, e così effettivamente si è rivelata anche per il Barcellona comunque, che non ha di certamente passeggiato contro lo Sporting, se non vado errato ha vinto 1-0, ora lo vado a cercare per sta sicuro. Allora sì, ha vinto 0-1 a Lisbona, comunque la Juventus ci ha fatto 1-1, ma ci sta. Una cosa sola, non sottovalutate gli ultimi due impegni. Perché? Perché il primo è Juve-Barcellona, il secondo è Olympiacos e Juventus. Ora se fossero stati il contrario, la Juventus per me avrebbe avuto almeno 3 punti assicurati, perché comunque a Barcellona vai a perdere, in caso con l'Olympiacos vinci. Però ragazzi io vi vado a vedere, no? Anche qua vado a controllare per essere sicuro. A Torino la Juventus con l'Olympiacos ha vinto 2-0 faticando, ma soprattutto ragazzi l'Olympiacos in porto c'ha Proto, che sembra una scurreggia, l'avevo detto anche in Juve Olympiacos.
Però fate attenzione perché è un gran bel portiere, ragazzi. Anche al Barcellona hanno fatto 0-0, se non sbaglio, questa settimana. Gli ha parato tutto, quindi mi raccomando, rizzate le orecchie e state attenti. Roma, ragazzi, la Roma che vince per 3-0 contro il Chelsea. Roma sontuosa, non lo dico da tifoso, cioè lo dico anche perché sono tifoso, ma lo dico anche perché l'abbiamo visto tutti, ragazzi. Per chi, insomma, guardasse meglio le partite, noterebbe come questa vittoria è per l'80% di Ramon Monchi. Monchi, ragazzi, che ha permesso alla Roma, grazie ad acquisti e cessioni mirate, perché alla fine ha venduto solamente Rudiger, che fra l'altro è peggiore in campo del Chelsea, e Salah, e basta, perché Paredes non era mai titolare, non lo sarebbe stato nemmeno in questo centrocampo quest'anno. Quindi Salah, vedendo solo Salah e Rudiger, siamo riusciti a comprare tantissimi giocatori. Quindi vi parlo magari di De Frel, di Yunda, di Schick, tre attaccanti. Quindi voi pensate già che comunque perdendo Salah e El Shaarawy, di cui ora parleremo, è diventato titolare. E comunque dietro in panchina abbiamo giocatori come Schick, che poi dovrebbe diventare titolare, De Frel, Yunda, ma non solo, perché dietro tu comunque c'hai Moreno. E quindi vedete come poi Moreno ha potuto giocare in campionato, ha fatto riposare magari Fazio, e oggi Fazio, partita sontuosa, a centrocampo molto spesso Gonalon ha fatto riposare per due partite di fila De Rossi, e De Rossi oggi uno dei migliori in campo. In mezzo al campo Nainggolan spesso ha riposato, oggi Nainggolan è benissimo, e magari giocava Pellegrini, l'anno scorso non potevi permettertelo perché non avevi sostituti adeguati, ma così come i terzini, che purtroppo ci si stanno a rompere tutti. Però se si pensa poi, ragazzi, ai terzini che abbiamo noi, noi abbiamo 5 terzini, cioè a destra abbiamo Florenzi, Peres e Karsdorp, a sinistra abbiamo Kolarov e Palmieri. Se magari uno resta in piedi, mi fa un favore. Monchi quindi preziosissimo, così come prezioso Di Francesco, che è riuscito sempre a giostrare il turnover prima di questa partita e far arrivare i giallorossi al top in Roma-Chelsea. El Shaarawy senza troppi dubbi migliore in campo. El Shaarawy, ragazzi, che anche qua, ragazzi, ribadisco, c'è la mano di Monchi, perché comunque probabilmente il faraone non sarebbe mai esploso se Salah non fosse stato venduto. E El Shaarawy non è assolutamente ai livelli di Salah, attenzione, non lo è assolutamente. Però quello che risulta comunque è che El Shaarawy ha deciso una partita facendo una doppietta in casa contro il Chelsea. Dzeko ancora fantastico, ragazzi. Dzeko che non segna, ma che decide ugualmente la partita con sponde importanti, protegge il pallone, gioca veramente benissimo. Faccio i complimenti a Juan Jesus, il migliore della difesa della Roma. 8,5 gli ho dato alle pagelle, perché non l'avesse visto, andate a vedere dopo questo video. Per lui, ragazzi, Juan Jesus è giocatore fondamentale per la difesa giallorossa. E ora non so sinceramente, perché per me Juan Jesus è titolare. Cioè, Juan Jesus per me è il titolare della Roma. Poi ribadisco, contro, a questo punto, prima dicevo praticamente, prima, vabbè, Manolas, ragazzi, giocherà quando tornerà, però prima dicevo Manolas giocherà vicino a Juan Jesus con gli attacchi veloci e vicino a Fazio con gli attacchi lenti. Per me, ragazzi, Manolas, Juan Jesus è una difesa della Madonna. Ora poi staremo a vedere come si evolverà, perché insomma non gonfiamo Juan Jesus. Però quest'anno avrà sbagliato una partita e mezzo su 15, il resto l'ha fatto veramente benissimo. Cioè, ragazzi, voglio dire una cosa concludendo, per quanto riguarda Roma, poi passeremo al Napoli. Ho avuto parecchi commenti dicendo la Roma ha avuto alla fine anche fortuna a beccare il girone con Chelsea Atletico Madrid. Io, ragazzi, vi dico una cosa, la Roma non ha avuto fortuna. Io, come avevo detto, il campo del Karabagh non è facile, non è un caso che la Roma ci abbia vinto 1-2, perché non siamo scemi noi, può darsi anche che siamo scemi, ma non siamo scemi. L'Astana sconfisse il Bayern Monaco, perché? Perché è un clima diverso, perché quando vai a giocare lì con il fuso orario in Azerbaijan, perché il Karabagh ovviamente è dell'Azerbaijan, a Baku, comunque il clima ti cambia tutto. E questo, ragazzi, è molto molto importante. I giocatori lo risentono, perché i giocatori, prima dei giocatori, sono uomini, e quindi ovviamente sentono ogni tipo di cambiamento. Io, ragazzi, ridico oggi, io firmerei per essere finito nel girone del Napoli, cioè con Manchester City, Shakhtar Donetsk e Feyenoord. Poi ci sta ovviamente che voi mi dite però non avreste avuto queste emozioni. No, mi tengo le emozioni del 3-3 a Londra, dello 0-0 con l'Atletico Madrid, della vittoria a Karabakh e soprattutto del 3-0 con il Chelsea. Però ripensando poi al girone che ci sarebbe potuto capitare, visto che eravamo alla stessa fase del Napoli, avrei preferito il loro. Passiamo a parlare del Napoli. Napoli che perde 2-4 in casa contro il Manchester City. Allora, diciamo che ho avuto parecchi commenti di disapprovazione sotto il video del post partita del Napoli. Ho detto il Napoli c'è a testa alta, tutti, ehi, ma che dici? All'andata ho detto il Napoli per me c'è a testa bassa, ehi, ma che dici, raga? All'andata il Napoli ha avuto un blackout e poteva prendere tipo 6 gol. Al ritorno se l'è giocata alla grandissima per me. Poi sinceramente a me frega poco testa alta o testa bassa, l'importante è che le italiane passino. Ovviamente lo vedete qua, non è che vengo per culo, che le italiane passino.
E il Napoli, diciamo che poteva essere un pochino più cinico, però se l'ha giocata alla grandissima. Il problema del Napoli è stato l'infortunio di Ghoulam. Il Napoli è andato praticamente così. Per me è impressionante questa cosa, ragazzi. Io vado a ribadire, vado proprio a fare i pugni, mi sentirete benissimo, su Sarri, ma non per nulla. Sarri è un buonissimo allenatore, qua e là, migliore del mondo, se ne parla tantissimo. Però ragazzi, qua un problema è nitido e si vede proprio tranquillamente. Il problema è appunto che Sarri crede nei suoi 11, massimo 12-13 giocatori, e gli altri non dà mai opportunità. E quando poi ti si presenta un problema importante, quei giocatori che entrano non sono capaci di giocare nel meccanismo Napoli. Cioè, magari parliamo dello stesso Mario Rui, ragazzi. Mario Rui è stato preso per fare, ok, da panchinaro, però doveva essere un quasi titolare. Addirittura non ha visto mai il campo. Ma Maggio non lo puoi buttare dentro così se non gli fai mai vedere il campo. Cioè, è importante assestarsi come una squadra. Questo per me è importante, perché il Napoli potrebbe veramente battere tutti in Italia sulla carta. Però se poi si verifica un problema, ragazzi, bisogna essere pronti alle evenienze. Comunque, al di là di tutto, c'è da dire veramente poco, perché il City per me è superiore al Napoli. E qui si può dire veramente veramente poco al Napoli. Napoli che comunque si complica il passaggio del turno, è quasi fuori. Io spero che non esca. Perché? Perché comunque ha meno 6 punti, cioè 6 punti sotto lo Shakhtar, con 6 punti disponibili. È vero anche che lo Shakhtar ora gli è rimasto solamente da affrontare il Napoli e il Manchester City, ma è anche vero che facendo un punto escluderebbe totalmente dalla Champions League il Napoli. Il Napoli potrebbe anche passare vincendo con lo Shakhtar e vincendo con il Feyenoord, e è nelle proprie corde. Se non vince con Shakhtar e Feyenoord, si merita di uscire. Però è anche vero, ragazzi, che non capisco perché il City dovrebbe giocare al 100% con tutti i titolari contro lo Shakhtar, quando può tranquillamente camminare e passare il turno ugualmente, eliminando tra l'altro il Napoli, che per me è molto molto più insidiosa alla lontana rispetto allo Shakhtar. Quindi, ragazzi, per il Napoli si complica enormemente la qualificazione. Spero che in un modo o nell'altro comunque riesca a centrarla. Serve più cattiveria, diciamo la verità, serve molta più cattiveria per quanto riguarda appunto il Napoli. Cioè, se tipo se ne vanno via tre, era lo stesso discorso che facevo in Roma-Barcellona. Se vedi che due giocatori se ne vanno via del Manchester City e state 4 contro 2, tagliagli le gambe. Magari prendi un cartellino giallo se non sei già ammonito, attenzione, o se non sei diffidato, tagliagli le gambe, ma non farlo andare a segnare. Tutto è meglio di farlo andare a segnare, perché un gol sotto, ragazzi, non è facile da recuperare, specialmente contro questi marziani. Comunque, se devo dire un top e un flop, per quanto riguarda il top, vado a dire Jorginho, che per me in centrocampo del Napoli è fondamentale, ma anche Ghoulam. Il flop, ragazzi, Hamsik, mi aspettavo qualcosa di più. Però voglio dire una cosa a Koulibaly, che lo metto fra i flop, ma non perché ha giocato male, perché tu non puoi che stai perdendo 4-2 e prendi un giallo quando sai che sei diffidato, e la prossima la salti. Ragazzi, la prossima è fondamentale. Io fossi da Koulibaly, sti cazzi, va a segnare 5-2, 6-2, 8-2, ma che me cambia, tanto contano gli scontri diretti, devo andare a giocarmela con lo Shakhtar. E Koulibaly sarebbe stato fondamentale. Boh, qua per me Koulibaly ha fatto una cazzata. Comunque, ragazzi, io vi ringrazio come sempre per la visione. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, in caso contrario lasciate un dislike. Fatemi sapere se il bar sport delle italiane in Champions vi piace, se l'idea. Mi raccomando, ragazzi, passate a comprare la maglietta se la maglietta vi piace, e mandatemi la vostra foto su simone.sicqualfe90@gmail.com. Buon ciao alla lala come sempre, noi ci vediamo ad un prossimo video.